Bene, nel giro di poco meno di una settimana incontreremo le due squadre in questo momento appaiate al terzo posto in classifica. La prima è Varese, una squadra costruita secondo canoni molto particolari, che possiamo considerare, certificando questa cosa con la vittoria casalinga con Venezia della scorsa settimana, assolutamente la squadra sorpresa di questo campionato. Hanno talento diffuso, una squadra che usa i primi secondi del possesso per stressare la difesa avversaria, che utilizza soprattutto i blocchi sulla palla, ma più che veri blocchi, delle situazioni nelle quali il bloccante non blocca e slippa via, quindi situazioni difficili da difendere con giocatori molto dinamici e quattro giocatori perimetrali, che sa essere difensivamente resiliente anche se ha talvolta delle situazioni di mismatch legati proprio alla struttura della squadra che accetta questo tipo di situazione. È una squadra che è partita benissimo, hanno praticamente vinto 5 delle 7 partite giocate e le due che hanno perso sono state veramente partite che gli sono scappate dalle mani negli ultimi secondi. Sono in grande confidenza, in grande fiducia. Vengono da 4 vittorie consecutive, quindi questo vi fa capire quanto sarà fondamentale avere un approccio difensivo di qualità molto diverso rispetto a quello di Reggio Emilia, perché a Reggio Emilia dovevamo giocare contro una squadra che stressa la difesa negli ultimi secondi del possesso. Qua invece dobbiamo giocare contro una squadra che stressa la difesa nei primi secondi del possesso e dovremo avere poi la lucidità offensiva per sapere quando dover correre e poterlo fare, perché anche se loro sono una squadra che gioca una pallacanestro di alto ritmo, è importante non perdere le proprie qualità e le proprie caratteristiche. Noi siamo una squadra che ha qualità nel saper correre sul campo e quando invece riconoscere le situazioni di vantaggio, cercando di prendere quello che la difesa degli avversari ci potrà offrire. Quindi una partita molto importante, allo stesso tempo molto difficile anche nell'interpretazione, anche in virtù dei tanti cambiamenti che ci sono stati nel nostro roster nell'ultimo periodo, che quindi ci obbligano ancora una volta ad aggiustare un po' le nostre qualità distribuendole in modo diverso sul campo con interpreti che si sono alternati e che in questo momento speriamo possano rappresentare invece la stabilità, perché di questo noi abbiamo bisogno, di poter lavorare insieme in una condizione di stabilità che è quella che più di ogni altra ci è mancata in questo inizio di stagione. Coach, nell'arco di un mese e mezzo avete vissuto quello che a volte una squadra vive in mezza stagione o anche in una stagione intera. Ci spieghi un po' come si rimescolano e si riassetta la squadra con questi ultimi movimenti di questa settimana, cioè Imbro che esce e Bortolani che arriva? Sì, allora intanto a me non era mai successo in carriera che due giocatori nel giro di 7 partite lasciassero la squadra. E è una cosa che non mi era mai capitata in 26 anni di pallacanestro e credo 23 stagioni da capo allenatore distribuite fra la 2 e la 1. Quindi è una cosa che per certi versi rappresenta uno shock, anche uno shock tecnico, perché la squadra deve rimodellarsi in modo continuo, deve cambiare le proprie gerarchie, non è semplice farlo. Come ridisegniamo la squadra, lo dobbiamo vedere sul campo, perché i discorsi, come dice il mio concittadino, li porta via il vento, le biciclette, i livornesi, e quindi noi dobbiamo essere bravi a capire quello che il campo ci può dire. È chiaro che in un'ottica di valutazione generale abbiamo bisogno di distribuire le responsabilità dei palleggiatori su più giocatori: Alessandro Cappelletti, Davide Casarin, Jamal Sanders, Guido Rosselli, quindi giocatori che hanno la capacità di poter guidare anche la squadra. Anche con quintetti diversi e con strutture diverse. Giordano Bortolani, che è un giocatore arrivato da un giorno e di cui quindi non mi sento neanche di fare troppe considerazioni, perché quello che ha fatto lo sapete tutti, quello che tipo di giocatore è lo sapete tutti, però poi conta come il giocatore può contestualizzarsi all'interno di un nuovo gruppo. È chiaro che lui è una guardia tiratrice, è un giocatore che ha capacità realizzative, quindi ci darà forza in quel reparto lì, ci permetterà di avere alternative che invece dal punto di vista offensivo abbiamo fatto fatica talvolta a trovare in questa parte della stagione.
e poi dovremo ridisegnare anche le rotazioni, perché questo è abbastanza normale, ma lo faremo passo per passo senza bisogno di fare annunci o dei proclami, perché non abbiamo bisogno né di annunci né di proclami, ma semplicemente abbiamo bisogno di lavorare in campo e cercare di capire quello che ognuno di noi può dare, in che modalità e con che tempistiche. Nel frattempo ci portiamo ancora dietro le problematiche legate all'infortunio di Holman, che non è assolutamente a posto, e quindi dobbiamo valutare in questi giorni se riusciremo, soprattutto se il nostro staff medico e fisioterapico riuscirà a fare un piccolo miracolo e magari mettercelo a disposizione per qualche minuto, cosa che in questo momento non è assolutamente valutabile. Coach, volevo domandarti cosa ti porti dietro a livello emozionale di quello che è stato fatto nella partita di Reggio, perché comunque è qualcosa che può segnare, ti chiedo, un punto di ripartenza, tenendo conto poi però di questi cambiamenti che ci sono stati anche. No, non è un punto di ripartenza, perché è una partita giocata in emergenza, una partita vinta con le armi di chi deve salvarsi, quindi con un po' di cattiveria agonistica, un po' di sana durezza mentale anche, che si è vista anche nei momenti più difficili, anche se nei momenti più difficili abbiamo fatto un paio di sbavature che potevano rischiare di compromettere la partita, ma non mi porto dietro niente, mi porto dietro i due punti, che è l'unica cosa che conta. I prossimi due punti saranno l'unica cosa che conta, non abbiamo bisogno di fare grandi cose. Posso solo dire che la squadra, dopo la settimana di pausa, che è stata una settimana terribile, terribile, perché non siamo riusciti a essere mai insieme, è stata una settimana per certi versi che poteva essere dannosa, e anche se qualcuno ha detto che sospendere l'attività in certi momenti è un rischio, forse noi avremmo dovuto farlo, invece non l'abbiamo fatto, e abbiamo pagato nei primi giorni della settimana passata, perché la squadra si è ritrovata in una condizione di grande frustrazione per quello che era stata la settimana prima e per le cose che erano accadute. E invece, a partire dall'allenamento di mercoledì della settimana precedente, c'è stato uno switch dal punto di vista mentale, dal punto di vista comunicativo. I ragazzi hanno fatto molto meglio in allenamento, si sono coalizzati, si sono compattati, questo era un aspetto molto importante. Non è un caso che la vittoria di Reggio Emilia arriva di seguito a quei 2-3 giorni nei quali la squadra ha un po' cambiato faccia nell'allenamento, meno preoccupata, meno tesa, meno frustrata, più incazzata, più libera di testa, più volenterosa nell'andarsi a prendere magari anche un risultato che poteva sembrare in quel momento difficile da raggiungere. Ecco, questa è la cosa dalla quale noi dobbiamo ripartire, non tanto dalla vittoria. Cioè, queste sono le cose di cui dobbiamo nutrirci, cioè avere un'atmosfera di positività a prescindere, perché questo è un campionato nel quale puoi andare incontro anche a delle brutte sconfitte. Purtroppo può succedere, perché ci sono squadre che hanno un tasso di talento, una profondità, quando giochi con certe squadre a volte fai fatica ad essere competitivo. Ecco, se queste sono cose che ti porti dietro, finisci per inficiare anche tutto quello che puoi fare nel proseguo del campionato. Invece, se hai la capacità, non la leggerezza mentale, perché non si tratta di essere superficiali, si tratta di essere consapevoli e soprattutto si tratta di cercare di creare quel clima di positivo agonismo di cui noi abbiamo bisogno per poter giocare partite come quella di Reggio Emilia, come quella di Varese, come quelle che seguiranno, perché noi abbiamo bisogno ad ogni partita di giocarci delle carte per poterle vincere. Poi possono essere 40 carte e quindi su 40 carte è più facile riuscire a fare la giocata positiva, o può essere una sola carta, ma quando anche ci fosse una sola carta, quella carta noi dobbiamo giocarla bene e provare a fare in modo che possa essere la carta vincente. Grazie. Prego.